È una vicenda incredibile quella che riguarda la Gran Bretagna, precisamente diversi delinquenti in un supermercato della catena alimentare chiamata Aesan Foods compiono costoro spesso e volentieri delle cose assurde. Infatti utilizzerebbero degli aghi infetti con HIV, quindi sangue infetto, che ha presente questo virus che si chiama il virus dell'immunodeficienza umana, che vengono utilizzati questi aghi come armi dai rapinatori di questo supermercato. Già sarebbero stati contagiati tre commessi con il virus potente dell'HIV, che vi ricordo, se non trattato, se non vengono utilizzati gli antiretrovirali, si tramuta in AIDS, quindi in sindrome dell'immunodeficienza acquisita umana. E quando siamo in presenza di AIDS non ci sono istanti animatori che tengano che quella persona svilupperà delle patologie più serie, chiamate patologie opportunistiche, tubercolosi, tumori, polmoniti, tube e via dicendo. Va bene. Tre come sono stati già contagiati, tuttavia il titolare di questa catena alimentare, chiamata per l'appunto Aslan Foods, fa sapere che gli episodi sono sempre più frequenti e ci sono addirittura circa 12 segnalazioni a settimana che giungono. Insomma, una vicenda questa incredibile che ci pone, o meglio che pone la Gran Bretagna in uno stato di pericolo, di abbandono, ma al tempo stesso di grande pericolo, che sta letteralmente vivendo. Va bene? Fatemi sapere cosa ne pensate, datemi le vostre opinioni. Già il titolare di questa catena alimentare si è espresso facendo sapere che la situazione è critica e disperata. Iscrivetevi al canale Narrato Italiano, commentate. Ciao.